Selezionato bene con Enrico, è un gruppo che ha delle qualità molto buone, dobbiamo trovare gli equilibri di squadra perché effettivamente rispetto all'anno passato sono rimasti soltanto Alberti e Kim Mina, con nostro rammarico perché alcune ragazze l'avremmo confermate molto volentieri, altre si sono comportate molto bene l'anno scorso e quindi bisogna ringraziarle tutte quante. E di conseguenza è un gruppo con il quale dobbiamo lavorare tanto, ma sicuramente di ottime prospettive. Ma l'obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto possibile. Noi partiremo sicuramente già in salita perché il campionato ci ha prospettato la trasferta a Casalmaggiore, che è una delle squadre che si è pure rinforzata rispetto all'anno scorso, la Coppa Cev ci ha riservato la Dinamo Krasnodar, quindi ci sono delle partite molto difficili da affrontare subito e quindi sarà in salita, ma la nostra salita vuole essere vertiginosa e senza nessuna sosta. Dobbiamo essere molto attenti con alcune giocatrici a trovare la buona condizione fisica e trovarla con pazienza e progressivamente. Nello stesso tempo inizieremo a lavorare ovviamente anche su quelli che sono gli equilibri di squadra, pur mancandoci 5 giocatrici di quelle che possono far parte della nostra squadra, del nostro roster completo. Ma nonostante questo non possiamo pensare che la squadra possa dipendere dall'uno, il gioco di squadra possa dipendere dall'uno o l'altro elemento. Di conseguenza lavoreremo già molto sul gioco per poi, quando arriveranno le ragazze che sono impegnate con le nazionali, inserirla una alla volta. Grazie mille, ma per me è un graditissimo rientro qua dopo 11 anni che ho iniziato qua la mia carriera, quindi è bellissimo tornare in una nuova veste con tante esperienze in più e veramente non vedo l'ora di iniziare, il gruppo scalpita, sono tutti giovani, non voglio di fare e credo che sia il primo passo per far bene. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Sicuramente tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e migliorarci, perché comunque al di là dei vari percorsi che ognuna di noi ha fatto in passato, c'è sempre voglia all'inizio di una stagione di riconfermarsi, di cercare di far meglio, di sorprendere come Novara di solito fa in tutte le stagioni, quindi il live motive di quest'anno sarà proprio sorprendere e far bene. Per me è una cosa solo che mi spinge sempre avanti e sono contenta di tornare qua. Ho già detto abbastanza volte che qua per me è come casa, mi sento sempre di questa situazione. Sì, non vedo l'ora, è la prima stagione di Serie A, sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare, anche con gente come Sansona, insomma con persone molto importanti che possono tanto insegnarmi. Allora, dal punto di vista di squadra, che viene prima di tutto, sinceramente ho molte speranze e anche molte convinzioni, molte certezze, quindi mi aspetto molto da questa squadra e sinceramente a livello individuale spero di crescere ancora e spero di dare anche il mio contributo in questo campionato. Cosa mi aspetto? Sicuramente gli obiettivi sono diversi dall'anno scorso e quest'anno ci aspetta sicuramente un campionato difficile, però insomma come sempre si proverà a vincere e
a fare il meglio possibile. Sì, sì, sono pronta, sono preparata anche quest'anno e non arrivo proprio così, diciamo, scarica, però sì, sì, sono pronta e non vedo l'ora. La squadra che temi di più? La squadra che temo di più? Preferisco pensare che siano gli altri a temerci, dai. Tanto grazie, sono felicissima di questo ritorno a Novara. Vesto un'altra maglia, ma l'affetto che c'è in questa città rimane lo stesso da parte di tutti i tifosi. È importante, questa società negli ultimi anni ha creato un grandissimo entusiasmo ed è importante da parte nostra continuare a mantenere vivo, molto vivo, questo entusiasmo con i risultati. Mi aspetto di fare meglio dell'anno scorso, meglio di quello che le ragazze hanno fatto l'anno scorso, hanno fatto un grandissimo lavoro. E ci sono ovviamente delle squadre molto forti insieme a noi, come Busto, Conigliano, hanno fatto delle squadre sicuramente molto competitive e molto forti, quindi poi è chiaro che te la devi giocare con tutte, però il roster di queste squadre è sicuramente molto importante.